Mino, guarda chi era mai a te, studente sono e povero. Non ce la faccio più, ma come gli è venuto in mente di mettersi pure a recitare? Ma che ne so, si è fissato di fare il protagonista quando ha capito che non c'erano i soldi per pagare un altro attore. Nel mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una. Ci siamo tutti? Sì, quando vuoi do il motore. Dai, una mossa allora. Motore partito. Chuck, 1 a prima. Silenzio. Azione. Per sempre vedrò fior di menta nei tuoi occhi. Quel sogno mi ha donato un giorno in più. Oh, scusate, colpa mia. Stop. E cugino, la russa che ti dicevo. Madonna, che bella che è. Ciao, sono russa. Dille qualcosa. E chi sono i Nirvana? Ma cosa ci combina? Ma che ne vuoi sapere? Te pensa a recitare come si deve piuttosto. Ascolta, visto che fai il guappo, ora mi spieghi perché ha fatto tagliare la barba a tutti per essere più quindicenni e te sei rimasto così. Cacciatemela via, fuori, subito, fuori. Guarda che scherzavo prima. E dai, guarda, mi sono fatto anche la barba occhio apposta. Mi uscitelo da solo il film, visto che sei bravo. Ma va, lo sai che abbiamo bisogno del tuo personaggio. Poi siamo ancora all'inizio, dai. Beh, l'hai capito, vai. Si finirà mai questo film. Noi due non ci siamo ancora presentati. Piacere, sono l'aiuto regista. Elena, che bel nome. Avevo una zia che si chiamava proprio così. Ah sì? E come si chiamava? Patrizia. Si chiamava Patrizia. Va bene, la prossima volta me ne vado, Che dai, non ho ancora conosciuto la russa. Piacere, sono una ragazza di Bielorussia, sono punk. Ah, benissimo, è sempre stato il mio sogno fidanzarmi con una ragazza punk. Vengo qui in Toscana per respirare aria buona, ma odio tutti, compresa me stessa. Quindi mi chiudo in casa e non esco. Ottimo, perché a me le ragazze problematiche piacciono un casino. È matta. Sì, basta, ho capito. Perché sei matta? Boh. Scusate, mi è passato un copione. Dai, un copione al volo, su. Dai. Lei ama lui, però si mette con un altro. Aspetta, ma l'attore per questa parte ce l'abbiamo? L'attore per questa parte qui ce l'abbiamo? Eh? Vabbè, non importa, facciamo senso. E ora sei in Puglia? Ah, no. È che mi sono accorta di non averti detto ti amo quando eravamo al mare. Cioè, non io, quella russa. Vabbè, dimmelo ora, no? No, ora è tardi e siamo lontani. E senti, se ti scrivessi una canzone, che ne dici? Ganzo! No, ma che ganzo, sei russa tu, dimmi qualcosa tipo Karasho, qualcosa del genere, boh.
bere fragola per sempre. Per sempre. Cioè, se mi capisci, scrivo una canzone in italiano. Ma io la scrivo lo stesso. Camperola per sempre. Nei suoi occhi mi fanno venire in mente. Dei fiori, cioè gli occhi azzurri, il mare, il cielo, i fiori menta, che sono vieti, fiori menta, campi di fragole, fiori menta per sempre, te dei fiori menta per sempre vedo i fiori menta. Per sempre vedrò fiori di menta nei tuoi occhi. Per sempre vedrò fiori di menta nei tuoi occhi. Nei tuoi occhi. Per sempre vedrò fiori di menta nei tuoi occhi. Per sempre vedrò fiori di menta per sempre. Mi manchi, sai. Sì, senti, però io ora devo andare a Milano. Ci vediamo tra un anno. Ma come? Non ero io che partivo prima. Vabbè, sì, ma era per tagliare corto. A me sembra un dettaglio importante. Ma sennò non si finisce più, scusa. Ah, senti, a proposito, devi chiedermi quella cosa lì. Quale cosa? Sai il messaggio, no? Ah, ok. Qui però come faccio a scriverti un SMS? Vabbè raga, se c'è un problema di budget, ditelo subito, siamo tutti quanti a casa e buona, cioè. Okay. Ma almeno tu la trama l'hai capito. Sì, il copione è scritto bene, se non fosse lunghissimo. Io ho capito solo che è ambientato nel 2001 e che il protagonista si innamora di una ragazza russa incontrata al mare. Ma Milano, ora, cosa c'è? Ma perché lui era al mare, poi è tornato in città, lei è tornata in Russia e lui è andato in paranoia. Io sono disperato, capito? Perché lei non c'è. E ormai la rivedrò tra un anno. Non ti devi preoccupare, è lungo, non finisce più, lei mi lascerà. Con questa la puoi sentire, 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 con questa la lascerà. Ma cos'è, si è incantato il disco? No, quella è una scheda telefonica per fare chiamata all'estero. Così almeno la risente e non ci scassa più le palle.
fa sempre male. Anche se almeno ora la può sentire quasi tutti i giorni, anche se gli costerà una fortuna. Beh sì, ma nel 2001 c'è ancora la lira. Sì, ma tra due settimane la sostituiranno con l'euro e i suoi soldi, quindi non serviranno più a niente. Io lo so, sono pazzo di te, tu lo sai che io vivo per te, e per te, e per te, e per te, che io canto per te, tu lo sai. Allora, lo... silenzio! Scusi, prof. Alla prossima ti butto fuori. Però. Oh, cos'è? Come hai fatto, Nico? È un microfono cinematografico. Sensibilissimo. Senti, ora seguimi per bene che devo innamorarmi di lei. Voglio, ma non sei mica con la russa. E ancora questa russa, è bielorussa. Che ho detto? E vabbè, dai, cosa ti importa? Oh, tu sì che hai 15 anni, finalmente. Sono una tua compagna di classe. Vedo. Anch'io una storia a distanza come te. Potremmo farci compagnia. Sì, ma tu devi parlare con Milano nel 2001, però. Dai, non ce la fa. Sì. Oh, lo faccio? Oh, fallo. Mai, non vincete mai. Siamo già a maggio. Devo girare ancora un casino di roba. Siamo stretti con i tempi, il copione è troppo lungo. Erano 300 pagine, finalmente l'ho ridotto a 146. Ma chi ce lo produce un film di 2 ore e mezzo? Senti, in materia di diritti d'autore come siamo messi? Il gruppo russo non ci sta rispondendo. I Verdena e Nirvana ce li voglio, eh. Per Nirvana è impossibile. Non si può, eh. Non ti daranno mai diritti. Al massimo possiamo fare un tentativo con i Verdena, visto che nel copione è citato il loro ultimo album, Solo un grande sasso. Ma la vedo dura. Vabbè, te informati, dai. Beh. Allora, la scuola è finita, ti hanno bocciato. Tu sei partito di nuovo per la Toscana, dove hai visto la ragazza con la quale ti eri fidanzato l'anno scorso a distanza. Alla tipa di Milano non ci pensi più. Al mare con te sono venuti anche i tuoi amici di Milano, però per praticità non li abbiamo inseriti all'interno del cast. Ora, considera che te e lei non la vedrà più di un anno, quindi sei nervoso e pieno di aspettative. Io il copione lo saprò? No? Eccoci arrivati, vai! Ma quella non è mica estate, però. E tu non hai nemmeno più 15 anni. No, ora è passato un anno, quindi teoricamente dovrei averne 16. Appunto, è passato un anno. Non so se te ne sei accorto, ma io e te... Cosa? Ma non so, fai te. Cosa devo fare? Ma non è che devi, eh. Però di solito quando due stanno assieme... Ah... Che non è che sono molto molto pratico, sai, un po' tanto. Ma che fai, tremi? No, ma che tremo, è il freccia, cioè, il vento. Abbiamo controllato e non possiamo utilizzare musiche non originali. Capito, Matteo, ora devi... Stavo per concludere con... Vabbè, ma tanto è un film, non è che te la facevi davvero.
Sì, comunque mi piace, maestro, eh. Per favore, sul set tutti quanti maestro, per correttezza, ma... Sì, e tanto sei Fellini. Senti, ma che cazzo ha fatto i provini? Io mi serviva una falcetta russa, sta qui. Ma lei è russa? Guardalo bene. Ma che è russo? Ma stai pisano? Parla un po'. Maiale. Hai sentito? Vabbè, ma tanto non se ne accorge mica nessuno. La gente guarda il film e segue la storia. Oh, io però non ci sto capendo una sega qui. Ma che trama è? Sì, in effetti non si riesce a seguire molto. No, ma col montaggio guarda che torna. Cioè, è una questione proprio di... Ma guarda, è già tutto montato. Come è già montato? Sì, questa è la versione definitiva. Ma infatti la sceneggiatura che ho io non ci combina niente. Guarda, secondo me è il caso di cercare dei finanziamenti e di rifare no, tutto da capo. No, 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 da capo no, 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 mi rifiuto. No, 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 da capo. E da capo. Capo la fai. No, 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 no,